Fiore. Stefano Fiore, un applauso. Stefano Fiore innanzitutto ha un grandissimo pregio, se mi posso permettere presentandolo, vabbè, non che ne abbia bisogno. No, era il fulcro delle mie squadre di fantacalcio. Io non so se voi avete bazzicato il fantacalcio, ma lui era sempre classificato come centrocampista, ma in realtà tirava le punizioni, i rigori, era fantastico, quindi qualche credito lo spendevo su di lui. Quindi, a questo ringrazio punto, pubblicamente. Buonasera a tutti e grazie Michele per l'invito. Parlare alla fine naturalmente è sempre complicato, un po' perché i pareri di chi mi ha preceduto sono assolutamente autorevoli e condivisibili, un po' perché si è detto praticamente tutto. Io sono fondamentalmente d'accordo con tutto, soprattutto anche con quanto ha detto da signor Ferrari, che a volte si demonizza parecchio la figura del procuratore. In aggiunta a quello che è stato detto, io posso solo portare la mia esperienza, che è cominciata con il papà di Alessandro, il grande Dario, che è stata una persona molto importante per me, che ho avuto il piacere di conoscere tramite Lionello Manfredonia all'età di 17 anni. Oggi pensare di avere il procuratore a 17 anni è già una stortura, perché probabilmente già a 12-13, no? Almeno uno o due i ragazzi lo hanno già, ed è profondamente cambiato Alessandro, perché tuo papà è stato un secondo padre per me, mi ha accompagnato, credo, non lo dico con retorica, nella maniera giusta nella mia crescita, perché mi approcciavo a diventare giocatore professionista con tanti punti interrogativi, ed è stata una persona molto importante. Poi il rapporto dopo qualche anno si è interrotto, sinceramente non perché non fossi contento, ma perché avevo probabilmente l'esigenza e il bisogno di avere una persona forse più coetanea, perché Dario era una persona, ripeto, quasi un secondo padre, non era probabilmente quello di cui avevo bisogno in un determinato momento, proprio perché avevo l'esigenza di essere seguito quotidianamente. Cosa che ritengo, nonostante sia passato tanto tempo, sia necessario anche oggi. È vero che ci sono tanti, tanti impegni, non è facile, perché il giocatore di oggi probabilmente ha esigenze molto più importanti di quanto, no? ne avessimo noi di qualche anno fa, anche se non è passato tantissimo tempo, e quindi c'è bisogno di una struttura dietro al procuratore, cosa che probabilmente una volta non era necessaria o comunque non era prevista. Devo dire, e lo dico alla fine del mio percorso, che mi è servito il procuratore, però oggi lo dico anche con un po' di tristezza, mi sarei aspettato qualcos'altro, anche e soprattutto dopo che ho finito di giocare. Io ho smesso di giocare innanzitutto, e non so il perché, questa è una cosa strana, e credo che il procuratore non mi debba solo permettere di avere un ottimo contratto, di tutelarmi in tutte le mie cose, ma deve essere una persona di supporto morale sempre, se ho un problema familiare, anche se non è di sua specifica competenza, no? Perché alla fine il procuratore ha altre funzioni, però c'è necessità di tante cose, e alla fine mi sono sentito un oggetto, lo dico anche in maniera molto serena. Non gliene faccio una colpa, per carità, perché ognuno è fatto a modo proprio, però mi sarei aspettato questo tipo di rapporto. Invece alla fine mi sono sempre detto, probabilmente io ero in quel momento una merce che gli servivo a ottenere anche un ingaggio importante. Nel momento in cui forse avevo bisogno io, è venuto meno. Questo per dire che chi avrà voglia di fare questo tipo di lavoro, secondo me deve avere un certo tipo di approccio, oltre che ovviamente competenze specifiche, l'aspetto morale è importante, perché un giocatore
non è solo un oggetto, ma è un uomo, ha bisogno quindi di supporti e soprattutto di essere, quello che hai detto te prima, consigliato nella maniera giusta. Oggi non so quanti procuratori, e il mio probabilmente è stato anche così, ti manda nella squadra giusta per te, con l'allenatore giusto per te, con l'ambiente giusto per il tuo carattere, con le caratteristiche tecniche giuste, non lo so, magari ce ne sono e te sei uno di quelli, non lo so, ripeto, Alessandro, no, dico in generale, no? Però vedo spesso trattative o giocatori che finiscono in squadre che non c'entrano niente, e quello vuol dire che si considera solo un aspetto economico, no? E questo, ecco, è una cosa che mi sento di aggiungere, che sono, mi riallaccio a quanto detto dal direttore Salvini, che ha fatto un intervento perfetto. Oggi purtroppo mancano le competenze. Il procuratore magari è un ottimo avvocato, conosce le regole, sa fare un contratto, però credetemi che spesso mi capita, da non addetto ai lavori in questo momento, ma per averlo fatto per 20 anni il giocatore, di parlare con persone che guadagnano milioni di euro e che non sanno che caratteristiche hanno i propri giocatori. E questo è allucinante, è pazzesco, però mi rendo conto che è così. E questo sinceramente è inaccettabile, perché quando hai la fortuna, la bravura, perché siete dei professionisti ed è giusto che guadagnate il 3, il 2, quello che insomma poi sarà, quello che il presidente... il presidente poi deciderà di darvi, però ecco che non ci, che a fianco alla capacità e alla al fatto di essere avvocato non ci sia di contro e di fianco un'esperienza tecnica, una capacità tecnica, per me è inaccettabile, perché se guadagni determinate cifre devi anche avere un certo tipo di preparazione. E infine, sì, un ultimo consiglio che si riallaccia, ripeto, a quanto detto dal direttore Salvini: partire dal basso, perché oggi è un mondo abbastanza saturo, dove probabilmente un'elite, una casta, comanda, tra virgolette, o ha il potere, tutti gli altri in giro per i campi a tirarsi sulle maniche per arrivare a fine mese, però è lì che si costruisce qualcosa, è quello che manca oggi, perché, ripeto, quelli che stanno lassù spesso sono bravi, hanno grande empatia con i presidenti, magari hanno grande capacità di persuasione, visto che oggi prevaricano anche direttori sportivi piuttosto che addetti ai lavori, però non hanno quelle capacità tecniche, e ve lo dico sinceramente perché li sento parlare e vedo soprattutto quello che combinano da un punto di vista del mercato. Chi invece ha la preparazione che parte dal basso e che soprattutto si comporta in maniera seria, non prendendo in giro famiglie, non promettendo di portare il proprio figlio alla Juve piuttosto che al Milan giusto per portarlo via dal procuratore che lavora nel paese, eccetera eccetera, credo che possa essere una maniera giusta per cominciare un processo di rinnovamento, per arrivare ad essere poi tutti quanti migliori. Bravo. I complimenti per l'intervento di Stefano Fiori. Qua adesso mi viene la curiosità, ma perché hai smesso di giocare e non sapevi perché? Non lo so neanche io. Vabbè, ma se c'era una volontà e se c'era un procuratore, in qualche modo avresti dovuto perlomeno tastare il terreno da qualche parte e cercare di capire. No, vabbè, non c'entra nulla col tema, quindi non voglio tediare nessuno. No, però sono le stranezze del nostro mondo. Io a 33 anni, dopo 33 partite all'anno, dopo nazionale, robe varie, così, d'improvviso mi sono ritrovato, ero a scadenza di contratto e mi sono ritrovato addirittura a stare un anno fermo. E ripeto, dietro non c'era nessuna richiesta di ingaggi milionari, oppure la voglia o la necessità di giocare ancora nella Lazio, nel Milan o nella Juve. Però siccome penso di essere stato un giocatore mediocre, non so, sufficiente,
magari potevo stare in panchina all'Atalanta, al Cagliari, o con tutto il rispetto per queste squadre, però improvvisamente sono rimasto un anno fermo. Il procuratore diceva che parlava con le società, ma non sono riuscito neanche ad andare in prova, se di prova a 33 anni e dopo il mio percorso si poteva parlare. Niente, quindi un anno fermo e poi sono tornato per scelta di cuore a Cosenza, dove avevo iniziato tutto, e ho finito la mia carriera lì. Un applauso, grazie. Grazie mille Stefano. E a questo punto mi sorge un'altra domanda che però girerei ai dirigenti e al presidente, ma non sarà stato questo il caso. Però spesso si sente che ci sono procuratori che cercano di proporre giocatori e non ottengono neanche risposta dalle società. Ma questo fa parte del mercato, aggiungo. Beh, che rispondere è cortesia, però sì, parliamo un attimo di adesso, non so, io, no, a parte che i procuratori non parlano con i presidenti, ma che è evidente, parlano con il direttore sportivo, questo non lo so poi come si comportano i direttori. Però io dico questo, noi abbiamo un target che abbiamo ormai, come dire, statuito, e per cui i giocatori devono avere quel tipo di target per poter venire a Lazio. E mi fa piacere che Fiore abbia rimarcato alcune cose. Io quello che sto cercando di far capire ai miei giocatori, te lo dico spesso, non tutti hanno questa mentalità. Noi cerchiamo di allenarne il fisico, la mente, ma cerchiamo di allenarne anche lo spirito, cioè nel senso di far crescere l'uomo nella sua esperienza a 360 gradi. Perché hai detto bene, non tutte le squadre sono idonee per i giocatori, non tutti i procuratori sono idonei per il giocatore. Quando io dicevo che il procuratore, al di là dell'avvocato che fa il contratto eccetera, deve essere una persona che lo consiglia, che vive H24 i problemi del giocatore, che è in grado quindi di indirizzarlo, avendo la conoscenza a 360 gradi del mondo del calcio, cioè della società, nel suggerirgli quale è la società migliore per quelle sue peculiarità. Purtroppo questo non avviene quasi mai, perché tutti puntano soltanto sull'aspetto economico. E io quello che cerco di far capire a tante persone, e sono arrivato fino anche scientemente a decidere, fai la tua strada, perché far capire che queste persone, guarda che cosa strana, adesso lo dico senza tema di essere smentito, parlo di fatti, tutti i giocatori, alcuni giocatori che da noi hanno fatto benissimo, sono andati in altre squadre, avranno preso più soldi, ma sono crollati. Questo perché non trovano quell'ambiente, quel rapporto, no, umano. Cioè io è chiaro che non posso competere con una squadra come la Juve, che ha 380 milioni di ricavi, no? E quindi è in grado di poter elargire degli emolumenti che sono in linea con quei ricavi che ha. Però io competo, sai, su che cosa? Sui rapporti. E quindi cerco di creargli delle condizioni appetibili, trasmettere l'orgoglio dell'appartenenza con alcune, come dire, situazioni che possono rappresentare, fare la differenza nel rapporto. Se la persona è sensibile, le ricevisce, se non è sensibile, pensa solo al portafoglio, pagare moneta, vedere cammello, la moneta non la vedo, arrivederci, grazie, vanno. Questo è il dato dei parecchi giocatori. Però poi alla fine questi giocatori si perdono. Io quello che, quando dicevo che con il procuratore prima, non dicevo in senso negativo, che la fortuna dei giocatori, lo dico su questo sono convinto, ormai sono 14 anni che faccio il presidente della squadra di calcio e ho vissuto sia l'aspetto dilettantissimo, la Serie D, sia la C2, sia la C1, sia la B e sia la A, quindi penso di avere ormai una squadra. La fortuna del giocatore è il procuratore. Se è una persona che lavora veramente nell'interesse del calciatore, il calciatore si vede, è una persona che diventa equilibrato, sereno, riesce, è contento, eccetera. Se viceversa è esasperato, perché noi ci siamo parlati su altri temi, e allora a quel punto la ricerca non si accontenta mai, perché prende 1 milione, vuole 2 milioni, prende 2 milioni, vuole 3 milioni, eccetera. Adesso non voglio tornare. I greci dicevano gnosis auton, conosci questo, qual è anche il suo limite? Cioè tu devi, il calcio, il procuratore deve essere anche
il padre, il professor Federici, ma anche quello che lo fa ragione, dice: guarda, scusa, tu, secondo me la tua posizione migliore è questa, perché guadagni bene, perché stai bene, perché c'è, cioè, questa è come la scelta della moglie, insomma, è la stessa cosa, no? Quindi voglio dire, se uno va a ricerca affanata dell'aspetto economico, non ci avrà mai limiti, e infatti vedete quanti giocatori poi ritornano, fatalità, e dopo aver guadagnato, dici: ma ho guadagnato, ho capito, ti sei venduto, perché questa è la verità, hai svenduto la tua persona. Allora, se la persona, diciamo così, rinuncia a parte di se stesso, della sua indole, delle sue qualità, per un prezzo, è una scelta. Noi queste persone non le vogliamo, io dico, io personalmente non le voglio. Io voglio persone che facciano una scelta col cuore, poi devono essere giustamente, svolgono una professione, devono essere remunerate nel migliore dei modi, e devono essere, se le devono guadagnare, nel senso, deve essere anche una forma di ambizione crescere, no? Altri invece vogliono accelerare i tempi, fanno le scelte e abbiurano qualsiasi cosa. Infatti poi vedi, lasciano pure le famiglie parecchi di questi, e poi alla fine, Grazie, grazie mille. E a questo punto chiamiamo Giuliano Giannichedda. Sostituiamo. Allora, Giuliano Giannichedda invece è stato un calciatore della Lazio ai tempi del presidente Lotito, no? Per cui ho tentato di tenerlo, non ci sono. Ecco, vedi. Possiamo partire da lì, Giuliano, che dici? No, mi ha abbandonato il presidente, no, scherzo. Stefano ha smesso, no, adesso racconto. Scherzo. Stefano ha smesso perché l'ho lasciato io, nel senso che siamo arrivati, abbiamo fatto l'Udinese insieme. La Lazio, arrivederci. La Lazio insieme. Poi per problemi economici, perché prima dell'avvento del presidente Stefano è stato venduto al Valencia perché c'erano ancora i debiti su debiti di Mendieta che ci era costato tantissimo, e allora l'ho abbandonato Stefano e dopo un po' ho smesso. Invece io ho smesso perché non ce la facevo più, e noi veramente ero tutto rotto. No, io sono un po' atipico del fatto del procuratore, perché io ho avuto lo stesso procuratore dal 92, che è stato il mio primo anno di Lega Pro, fino al 2009 che ho smesso di giocare, per cui sono atipico, perché di solito cambiano e tutto quanto. Però prima era diverso, perché prima erano diversi giocatori, sicuramente erano diversi procuratori, erano diversi dirigenti, erano diversi presidenti. E ha detto benissimo Stefano, come ha detto benissimo il presidente Lotito e ha detto il direttore Salvini, prima si andava sul rapporto umano, come ha detto anche Canovi, che conosco il papà, perché veniva a vedere veramente sui campi da calcio, ero ragazzino e vedevo sempre queste due, tre persone lì sopra, e ho detto: ma chi sono questi? Perché c'era mio padre e queste tre persone, ma chi sono? Erano veramente, c'era il papà, c'era il mio procuratore che è stato per 20 anni sempre lo stesso, erano veramente gli addetti, era Zavaglia, Franco Zavaglia, e erano lì sempre. E come ha detto Salvini, io ho la fortuna di conoscere bene il direttore, perché spesso vado a Frosinone, visto che sono Giugiaro, so che bella società che hai. Ha detto bene, secondo me si è persa la voglia di fare la gavetta, bisogna andare sul campo, sotto l'acqua, sotto la neve, col freddo, come fanno i giocatori, come fanno i direttori, come fanno i procuratori, bisogna ricominciare a fare la gavetta, solo da lì si diventa competenti, come ha detto Stefano, perché non è possibile che i procuratori non conoscono le caratteristiche dei propri giocatori, vanno solo dal presidente a dire: ha fatto 3 partite buone, dobbiamo rinnovare il contratto. E il presidente, che noi ci siamo confrontati per un anno intero perché c'erano grandissimi problemi, il presidente ha fatto veramente una magia salvando la Lazio, perché veramente era incredibile. Io ero lì, sono stato uno dei pochi che sono rimasto quell'anno proprio per aiutare, perché sono andati via tutti, e nonostante le richieste, perché per fortuna qualche richiesta c'era, io mi sentivo dovevo rimanere per un senso di coerenza in quell'anno lì, per aiutare sia il presidente, per aiutare la squadra a crescere. Il presidente giustamente diceva: ma abbiamo fatto adesso il contratto, c'è 5 anni di contratto e volete subito il rinnovo. Per cui secondo me adesso è cambiato troppo, adesso i procuratori spingono troppo perché c'è questo senso economico esagerato, dall'altra parte sono i presidenti un po' pure che fanno un po' il loro gioco, però secondo me, avete detto benissimo, bisogna fare le regole serie, che
che vanno rispettate, come è successo in Francia. Purtroppo noi in Italia siamo bravi a dire: ah, visto come fanno bene lì in Germania, ah, fanno benissimo in Francia, fanno benissimo di là, però in Italia non si fa mai. Si parla sempre bene, come la politica, no? Che tutti parlano bene, 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 però le cose belle degli altri paesi non vengono mai fatte. Secondo me la prima cosa a fare, regole certe, e chi sbaglia sta fuori, perché non è possibile sentire sui campi di ragazzini, parliamo a livello dilettantistico, che ci sono procuratori che promettono mare e monti, oppure addirittura motorini alle famiglie, soldi alle famiglie, cioè queste cose vanno regolamentate. Questi signori che vanno in giro a promuovere queste cose pagano le procure, sì. Ci sono, ma a livello di giovani, sono giovani veramente di 13, 14, 12 anni, danno i soldi, 300, 400, questi secondo me, questi soggetti vanno a... Chiamiamo Giuliano Giannichetta. Allora, Giuliano Giannichetta invece è stato un calciatore della Lazio ai tempi del presidente Lotito, no? Per cui ho tentato di tenerlo, ci sono. Ecco, vedi. Possiamo partire da lì, Giuliano, che dici? No, mi ha abbandonato il presidente, no, scherzo. Stefano ha smesso, no, adesso racconto. Scherzo, scherzo. Stefano ha smesso perché l'ho lasciato io, nel senso che siamo arrivati, abbiamo fatto l'Udinese insieme. La Lazio, arrivederci. La Lazio insieme. Poi per problemi economici, perché prima dell'avvento del presidente Stefano è stato venduto al Valencia perché c'era ancora i debiti su debiti di Mendieta che ci era costato tantissimo, e allora l'ho abbandonato Stefano e dopo un po' ho smesso. Invece io ho smesso perché non ce la facevo più, noi veramente ero tutto rotto. No, io sono un po' atipico del fatto del procuratore, perché io ho avuto lo stesso procuratore dal 92, che è stato il mio primo anno di Lega Pro, fino al 2009 che ho smesso di giocare, per cui sono atipico, perché di solito cambiano e tutto quanto. Però prima era diverso, perché prima erano diversi giocatori, sicuramente erano diversi procuratori, erano diversi dirigenti, erano diversi presidenti. E ha detto benissimo Stefano, come ha detto benissimo il presidente Lotito e ha detto il direttore Salvini, prima si andava sul rapporto umano, come ha detto anche Canovi, che conosco il papà, perché veniva a vedere veramente sui campi da calcio, ero ragazzino e vedevo sempre queste due, tre persone lì sopra, e ho detto ma chi sono questi? Perché c'era mio padre e queste tre persone, erano veramente, c'era il papà, c'era il mio procuratore che è stato per 20 anni sempre lo stesso, erano veramente gli addetti, era Zavaglia, Franco Zavaglia. E erano lì sempre, e come ha detto Salvini, io ho la fortuna di conoscere bene il direttore, perché spesso vado a Frosinone, visto che sono giugiano, so che bella società che hai. Ha detto bene, secondo me si è persa la voglia di fare la gavetta, bisogna andare sul campo, sotto l'acqua, sotto la neve, col freddo, come fanno i giocatori, come fanno i direttori, come fanno i procuratori, bisogna ricominciare a fare la gavetta, solo da lì si diventa competenti, come ha detto Stefano, perché non è possibile che i procuratori non conoscono le caratteristiche dei propri giocatori, vanno solo dal presidente a dire ha fatto 3 partite buone, dobbiamo rinnovare il contratto, e il presidente, che noi ci siamo confrontati per un anno intero perché c'erano grandissimi problemi, il presidente ha fatto veramente una magia salvando la Lazio, perché veramente era incredibile, io ero lì, sono stato uno dei pochi che sono rimasto quell'anno proprio per aiutare, perché sono andati via tutti, e nonostante le richieste, perché per fortuna qualche richiesta c'era, io mi sentivo, dovevo rimanere per un senso di coerenza, e quell'anno lì per aiutare sia il presidente, per aiutare la squadra a crescere. Il presidente giustamente diceva ma abbiamo fatto adesso il contratto, c'è 5 anni di contratto e volete subito il rinnovo, per cui secondo me adesso è cambiato troppo, adesso i procuratori spingono troppo perché c'è questo senso economico esagerato, dall'altra parte sono i presidenti un po' pure che fanno un po' il loro gioco, però secondo me avete detto benissimo, bisogna fare le regole, regole serie che vanno rispettate, come è successo in Francia. Purtroppo noi in Italia siamo bravi a dire ah, visto come fanno bene lì in Germania, ah, fanno benissimo in Francia, fanno benissimo di là, però in Italia non si fa mai. Si parla sempre bene, come la politica, no? Che tutti parlano bene, 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 però le cose belle degli altri paesi non vengono mai fatte. Secondo me la prima cosa a fare, regole certe, e chi sbaglia sta fuori, perché non è possibile sentire sui campi di ragazzini, parliamo a livello dilettantistico, che ci sono procuratori che promettono mare e monti, oppure addirittura motorini alle famiglie, soldi alle famiglie, cioè queste cose vanno regolamentate. Questi signori che vanno in giro a promuovere queste cose pagano le procure, sì. Ci sono, ma a livello di giovani, sono giovani veramente di 13, 14, 12 anni, danno i soldi, 300, 400, questi secondo me, questi soggetti vanno a
allontanai dal mondo del calcio, perché poi non c'è più moralità in quello che fanno. Perché questo è quello grave. Poi è chiaro che se si parla di Serie A, di Serie B, 3%, 2% sono grandi soldi, ma è a questo livello che si fa cultura. È proprio da lì che bisogna cambiare, è proprio dal mondo dei dilettanti, perché i dilettanti sono la base del calcio. Bisogna crescere come giocatori, perché ripeto, noi giocatori secondo me eravamo diversi, perché il presidente, io sono stato tutto un anno col presidente, l'ho detto prima, poi alla fine per vari motivi sono andato via, perché partendo da un paese di 2000 persone sono andato a giocare in una delle squadre che all'epoca era la più forte del mondo, ho vinto lo scudetto, ho ringraziato il presidente che tra l'altro mi aveva fatto anche una buona offerta, però in quel momento lì, visto che ero stato quell'anno lì e veramente abbiamo sofferto in quell'anno lì, dentro di me c'era un'ambizione per andare a cercare di vedere cosa significasse giocare nella Juve, cercare di vincere uno scudetto e una Coppa Campioni, per cui ho fatto una scelta diversa, ma in tutto il rispetto sono stato rispettato dal presidente, io ho avuto massimo rispetto nel presidente, però ho scelto io perché c'era un rapporto diverso col procuratore. Ha detto prima Stefano, il procuratore secondo me deve essere bravo all'inizio della carriera del giocatore, perché deve indirizzare. Io mi ricordo che ho firmato all'Udinese 5 anni e ogni anno rinnovavo il contratto perché ho firmato quasi a zero, perché era per me un'opportunità che dalla Serie C andavo in Serie A, era un'opportunità. Concordo col mio procuratore, ma ho deciso sempre io. È vero che sono stato fortunato perché dietro avevo una famiglia, mio padre e mia madre, che mi hanno secondo me insegnato dei valori seri, visto che veniamo dal paese, due grandissimi lavoratori, i miei genitori, allora mi hanno insegnato secondo me dei valori giusti, però era un'opportunità. Allora bisogna cambiare i giocatori, devono cambiare i procuratori, perché devono essere seri, no, il giocatore, ha detto bene Stefano, non va spremuto, spremuto, poi arriva a 32-33 anni perché poi il fisico è logoro, oppure uno non ce la fa più, non guadagna più, non è più un momento dove il procuratore veramente può continuare a spremere, allora lo lascia e dice vabbè adesso vai. No, il procuratore deve essere bravo all'inizio, poi durante, sì, però il giocatore poi se è bravo non è che c'ha bisogno del procuratore, perché col presidente la trattativa la facevamo noi, visto che c'era un rapporto ottimo, per cui quando c'è serietà secondo me si riesce a parlare tranquillamente, al di là della trattativa poi va in porto o meno. E poi il procuratore deve essere bravo alla fine, perché il giocatore va accompagnato anche alla fine. Non parliamo di giocatori che guadagnano milioni, che stanno in Serie A, parliamo di quelli che giocano in Serie B, in Lega Pro e nei dilettanti, perché lì veramente poi il giocatore si trova a 35 anni senza arte né parte, si dice, e poi arriva il discorso sociale, va in difficoltà, famiglie che vanno in difficoltà, perché poi i posti di lavoro, come ha detto il direttore Salvini, sono sempre di meno e siamo tutti in difficoltà. Allora, regole certe, però per chi vuole approcciare questo lavoro deve badare al rapporto umano col direttore, con il presidente, perché la serietà secondo me alla fine paga sempre. Grazie. Ecco Giuliano Gianlichetto per il suo intervento, anche qui c'è lo spunto per fare un approfondimento, aprire un altro capitolo appunto di questa attività che è quella del procuratore, ossia interagire con i genitori. Ecco, partiamo da Canovi, lì anche è difficile perché lui ha raccontato che il padre stava in tribuna dove c'erano tuo padre, c'era Zavaglia. Però ecco, il procuratore, soprattutto quando il calciatore è molto giovane e quando spesso hanno magari dei genitori che hanno delle aspettative enormi sul futuro del calciatore, lì deve essere bravo anche a mediare il procuratore, secondo me, no? Quello dicevamo prima, secondo quali basi, no? Poi si creano questi rapporti tra genitori e procuratore. Il problema è che qua c'è il terzo interlocutore, che è la società. Perché c'è la società in questo momento, soprattutto col giovane procuratore, perché dipende da quali sono le aspettative. Allora chiaramente a quel momento nascono poi quelle, diciamo, alleanze che poi vanno contro il giocatore in quel momento. E là che si vede la forza, chiaro, io mi ricordo ancora i genitori di Stefano che erano. C'erano delle basi culturali diverse, anche morali e etiche, però negli ultimi 15 anni ho visto un imbarbarimento della situazione. Cioè, prendiamoci caro, tu vai a vedere nel settore giovanile della Roma o la Lazio già un po' meno, però ho di altre squadre, tu vedi genitori che già a 13 anni, 14 anni già dicono ok, quando mi fai il contratto? Ma tu mi fai il contratto? Ma questo sta succedendo, anche lo vedo anche in Francia. In Francia ancora peggio, perché poi là c'è il discorso dei banlieue e là ci sono delle situazioni che è ancora diversa, però è chiaro che a quel momento si è capovolta la situazione. È più facile creare un rapporto, diciamo, in corso di carriera, cioè arrivi quando ormai speri che il danno non sia stato fatto esageratamente dal primo procuratore o dalle prime situazioni del giovane e cercare di
di migliorare la situazione. È molto più difficile in questo momento, perché ci sono queste aspettative determinate dai soldi facili, e non ci sono, non ci sono, non ci sono. E quindi a maggior ragione là sono d'accordo con tutti quelli che ci siamo detti fino adesso, cioè dipende poi da che cosa stai creando col giocatore, cosa lo stai aiutando a fare. Sono d'accordo con quello che diceva Fabrizio prima, però è chiaro che noi non abbiamo rapporti, quello di Giuliano credo che sia una cosa abbastanza, l'unico che ricordo tale è Gigi Di Biagio come padre, che sono rimasti per tutta la vita. Io stesso, che adesso sono molto riconosciuto come l'agente di Thiago Motta, ci siamo lasciati ripresi e siamo arrivati adesso che alla carriera, in questo momento lo sono ancora dagli ultimi 10 anni, però chiaro è iniziato il rapporto prima, quindi è chiaro dipende poi da come si cresce insieme. Chiaro mancano delle basi morali, sono d'accordo, in questo momento non è solo però colpa del calciatore, del procuratore scusate. Cioè il procuratore in questo momento, se riusciamo già a creare, come dicevamo prima, perlomeno un filtro, capacità degli avvocati, capacità dei procuratori, cioè qualcuno che sappia fare il nostro lavoro, che non è solo giuridico, là sono d'accordo, dobbiamo stare sui campi. Io sto maledicendo Thiago Motta, che sta adesso l'anno prossimo dovrebbe cominciare a fare la carriera da allenatore, perché poi dobbiamo anche dire che siamo anche procuratori di allenatori, non ci stanno solo i giocatori, e là siamo, e quello è un argomento ben diverso, quello, però è chiaro che dovrò ritornare a rivedere le partite sotto la pioggia, e lo potrò fare, perché è il mio lavoro, aiutare il mio cliente a allenare. Dico, quindi nella Lazio abbiamo messo lo psicologo per il giocatore e per la famiglia, per le famiglie, nel settore giovanile. E ciò ha dei riscontri altamente positivi. Mi è arrivato ieri un report proprio che hanno fatto fare un salto, perché il problema sono le tensioni proprio dei genitori. Ma i genitori fanno delle pressioni nei confronti dei figli. C'è la famosa frase che dice: non perché mio figlio, ma questa è la frase che viene detta, non perché mio figlio, ma, e cominciano tutte le. Perché la squadra non lo vuole, l'allenatore non lo vuole, perché c'è, perché è un amico di Pep, perché è presidente di Stanno. Tutte queste frasi, no, non sentite, però queste sono da quando, da 20 anni, 30 anni mi ascolto, però in questo momento sono aumentate anche le pretese economiche, cioè in questo momento ci sono società o procuratori, come diceva giustamente il Presidente, che arrivano con i soldi, e ci sono, che prendono dei giocatori, gli danno i soldi, ma tanti soldi, e che quindi chiaramente inficiano la moralità, non dico il mercato, è la moralità. Perché adesso, per questo dico, io spero che si crei un nuovo modello di calcio, perché abbiamo gente che sa fare calcio, abbiamo giocatori, abbiamo ex giocatori, possiamo diventare di nuovo un modello, magari non economico, magari lo siamo a livello operativo, magari lo siamo a livello, un modello di saper fare un prodotto che lo sappiamo fare bene, cioè il calcio lo sappiamo fare, gli allenatori quando vanno fuori sono i migliori, i giocatori adesso cominciano a essere migliori, ma perché prima in Italia si è stato molto bene, adesso io pensavo che lui... Stefano si riferisse all'avventura a Valencia, che credo che non era molto d'accordo di essere andato lì, si è ritrovato in una situazione giustamente economicamente favorevole, però tecnicamente di una squadra che aveva vinto il campionato, quindi c'era già un certo rapporto, e era difficile. L'italiano immigrante lo comincia a essere adesso, perché gli allenatori cominciano a fare, ma prima i giocatori è difficile. Amedeo Carboni, Emiliano Moretti, Maresca un po', che posso fare, altri giocatori che abbiano fatto bene all'estero, ne trovo veramente sul... E per finire, per riallacciarmi a quello che diceva Ferrari, chiaramente i mercati cominciano a essere... Lui di MLS, io ho trasferito adesso un giocatore in Thailandia. In Thailandia che comincia a essere un mercato dove i giocatori guadagnano cifre di 300, 400 mila dollari, 500 mila dollari, perché poi c'è un mercato... Ovviamente c'è la l'India. Però l'India è stato un esperimento, poi dopo Thailandia, Corea del Sud, Cina, comincia a essere un mercato dove certi giocatori vanno. Quindi noi procuratori cominciamo a andare anche su quei mercati, quindi le lingue, sapere come sono i giocatori, aiutarli a crescere, e ritornando sui giovani, sarebbe il caso che magari ci siano questi regolamenti che non permettono un conflitto di interessi che poi sennò vanno a inficiare su tutto. Ma questo know-how, questo know-how, a questo punto ritorniamo al discorso procuratori, lo riusciamo a trasferire ai nuovi procuratori o ai procuratori infieri, cioè certo. Gli avvocati hanno l'obbligo di praticantato, i procuratori no.
è una cosa ipotizzabile, è una cosa che potrebbe essere utile. Chiaro che io sarei sarei come in Francia fanno l'esame, io rifarei l'esame, quindi crei delle scuole, quindi crei dei corsi per poterlo fare, cioè è chiaro che sarei d'accordo su quello, no? Esatto, cioè quindi corsi, preparazione su quello, magari ex giocatori, cogette, sai, i famosi comitati, no? Quelli che, i gruppi di studio che permettono poi a dare delle mie... Tanto già cominciamo che noi siamo finalmente stati riconosciuti, cioè procuratore sportivo adesso esistiamo a livello normativo, ora vedremo grazie al CONI e grazie a cosa diventiamo, però perlomeno esistiamo. Certo, infatti da questo punto di vista volevo aggiungere che lo strumento ci sarebbe, perché effettivamente nella legge di stabilità quello che viene descritto, viene data questa dignità professionale all'agente sportivo, così viene definito, dove si dice che può iscriversi a questo registro colui che è in possesso del diploma di scuola media secondaria, in buona sostanza, che supera una prova abilitativa diretta ad accertarne l'idoneità. Queste sono parole da riempire, perché qual è l'abilitazione e qual è l'idoneità, l'accertamento di idoneità? E qui in buona sostanza viene definito il procuratore come una sorta di mediatore, colui che mette in contatto due soggetti al fine di stipulare un contratto. Non assiste la stipula del contratto. La figura del procuratore definita dalla legge è il mettere in contatto, poi eventualmente lo assiste pure. Però lì entra in gioco probabilmente invece il professionista, l'avvocato, anche per la complessità dei contratti. Dentro questo schema, la legge di stabilità ci dice una cosa che rinvia alla nuova legislatura. Cioè ci sta dicendo che le modalità di svolgimento delle prove abilitative e quindi anche poi i contenuti di queste prove abilitative, la composizione delle commissioni giudicatrici, ci mettiamo qualche esperto di psicologia, ci mettiamo solo giuristi, ci mettiamo ex calciatori, e aggiunge la composizione e funzioni, la modalità di tenuto del registro, gli obblighi di aggiornamento. Anche qui, che aggiornamento rispetto a quell'idoneità e alla prova abilitativa? Tutto questo viene definito da un decreto o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il CONI. Per cui il CONI è sentito, questi sono i tipici pareri obbligatori ma non vincolanti. In qualche modo la politica, la buona politica si spera, quindi fatta di esperti, può riappropriarsi della definizione anche delle competenze del procuratore sportivo. Perché poi c'è scritto che solo i procuratori sportivi possono poi fare questo lavoro di trasferimento di rapporti con la società. Sono solo loro. Poi c'è una frase che andrà interpretata, perché si dice sono fatte salve le competenze professionali riconosciute per legge, e qui entra il mondo degli avvocati, anche se è la clausola un po' di stile che poi bisogna riempire di contenuti. Però lo strumento ci sarebbe. Bisogna essere presenti, ci saranno questi decreti, occorre partecipare ai contenuti dei decreti, verificare anche se possono esserci appunto dei corsi di formazione e definire qual è quell'abilitazione, quali sono quelle competenze, cioè una pagina bianca da scrivere. E novità è il legislatore che questa volta ha definito queste procedure, e quindi essendo il legislatore capirete che ha una forza il decreto poi legislativo del governo, che evidentemente non può essere contrastata neanche dall'ordinamento sportivo, non può essere derogata. Quindi lo schema ci sarebbe. Bene, grazie. Io un'altra cosa volevo affrontare con i procuratori presenti, anche il ruolo che svolge il procuratore con i giornalisti, perché anche quella è un'altra sfaccettatura. Scappo. Se ti hai visto nel regolamento, non a caso, io ho scritto che non devono essere diffuse notizie, non devono parlare della tarda. E questo che cosa fa? Non sono trattative, diffuse notizie riferite, perché usano i giornalisti, tu lo sai, che sono conniventi con i procuratori per fare il mercato, alzano il prezzo, quello che è un gioco che ormai non regge più. Infatti io, questo è, tu lo sai molto bene, quindi questa è un'altra distorsione. Anche è un'altra distorsione alla quale si prestano i giocatori, i giornalisti con i procuratori.
pure questo, per esempio, il procuratore deve fare il procuratore in silenzio, non è che l'avvocato parla, a un certo punto prende il giornale e smette a parlare della causa del cliente, voi fate solo questo e cominciano tutte le trattative, no? C'è la Roma, c'è la Lazio, c'è l'Inter, c'è il Milan, tutto per falsare, d'accordo con la connivenza, quindi non è che c'è una cosa, un caso, quindi si è creato un, diciamo così, un sistema, un magma dove tutti svolgono un ruolo, cioè, perché poi gli dà notizie in anteprima, allora chiaro, il giocatore... Il giornalista cerca di fare... ho capito, ma il giornalista uno fa in quel caso, ma io, fa pure qualche altro mestiere in quel caso, perché spinge, no, la trattativa coscientemente, non inconscientemente, cosciente essendo a conoscenza di queste cose, quindi... Fortunatamente credo che questi casi siano veramente pochi. Ma no, sono tanti e lo sai pure te, e più volte ci siamo discussi, abbiamo discusso anche per l'ordine di queste cose. Quindi, infatti, sono stati anche dei provvedimenti. Però voglio dire, pone il dolo, ma c'è il dolo, perché lì c'è il problema, infatti adesso si è visto il regolamento e sta scritto, non devono essere diffusi, ma in realtà tutti vanno, e trattative si fanno sui giornali, questo è il dato, e poi aumenta la pressione sull'opinione pubblica, così i tifosi, però da me purtroppo non funziona più, mi devo lasciare perché ho purtroppo un profondo ritardo, mi sarebbe piaciuto continuare, in questo ci stanno le varie parti qui, no? Il problema, bisogna vedere chi lo farà quel decreto di attuazione, qual è l'organo, questo, e già quello secondo me sarà un problema. Grazie Presidente. Ringraziamo il Presidente Lodito, salutiamolo con un applauso. Mi raccomando, fate meno danni, è possibile. Arrivederci. Ecco, il tema che avevo introdotto e che ha subito affrontato il Presidente in maniera un po' scomposta, devo dire. Però ecco, affrontiamolo con i procuratori, con Gian, con Giuliano, che ci dica il suo pensiero di come deve interagire il procuratore con la stampa. Ma, perché a volte anche il ruolo importante. No, ma tante volte anche, ha detto bene il Presidente, non solo il procuratore serve dei giornalisti, ma lo sai bene, anche le società si servono dei giornalisti, perché quando c'è un giocatore da non far uscire il nome, oppure da deve vendere, deve alzare il prezzo, quel giocatore gioca sempre bene. Quel giocatore è sempre il migliore, cioè, mi è successo anche a me, per cui quando era Sora, però il paese era piccolo, allora bisognava spingere, è chiaro che il 6 diventa 6,5, 7, no, ma c'è sicuramente un connubio, ma sempre, se a fin di bene, secondo me i buoni rapporti ci devono essere da tutte le parti, no? Da procuratore, giornalisti, l'ho detto, però bisogna formare persone serie, la serietà è quello che conta, perché c'è il procuratore che lo fa perché vuole spremere, come ho detto prima, il giocatore, c'è il procuratore invece che cerca di comunque avere un buon rapporto, perché poi il rapporto con la stampa in questo momento è determinante, anche perché stampa, televisione e tutto, vediamo, il calcio si regge grazie a loro, per cui è giusto avere buoni rapporti tutti. L'importante è che poi vada per far crescere il calcio, per dare qualità a questo mondo che è importantissimo, non per spremere, sempre per accaparrarsi più soldi possibile. A volte il procuratore, no, Alessandro, veicola anche interviste, cura anche l'aspetto mediatico del calciatore, soprattutto se è un giocatore di vabbè, quello, su fascia. Quello, sai, quello secondo me è un dovere nostro, io non sono assolutamente d'accordo ovviamente con quello che ha detto il Presidente, cioè nel senso che dalla promozione di un giocatore fa parte anche del nostro lavoro promuovere il marketing, cioè la figura del nostro assistito, quindi fare le interviste, ma non credo che tu la tua domanda si riferisce più che altro a quello, il problema è che in questo momento il mercato, senza girare intorno, ci sono tre elementi nuovi rispetto ai nostri tempi negli anni 90, cioè in questo momento sono innanzitutto poi i social media, in questo momento, perché in questo momento ciò che viene scritto in Twitter è verità rivelata, cioè io lo chiamo i twitterologi, però insomma questa è la verità, se tu sei scritto, se qualcuno esce fuori su Twitter scrivendo determinata cosa è verità, e nel mercato tuoi illustri colleghi insomma hanno, non tu perché io ti seguo, però dico chi fa del mercato la sua fonte primaria di lavoro, e ci sono due fondamentalmente, perché intanto uno è Di Marzio, l'altro è Alfredo Pedulla. È chiaro che in questo momento basta che viene sparata su un Twitter di Marzio, Stefano Fiore è sotto contatto con Valencia, e verità rivelata. A me quest'inverno mi è successo un caso dove lui ha sparato una notizia e non era vera.
quindi con tutta una serie di conseguenze. Però questo è il mercato, però le leggi del mercato hanno altre situazioni, mentre su quello che dicevi tu prima, che è quella della promozione del calciatore, credo che sia una cosa normale, anzi sia un dovere nostro, che il nostro assistito venga tutelato dalla stampa, che non venga attaccato, non venga, anzi lo vedo come una cosa che poi se costa di più al presidente, amen, però è la verità, questo è il nostro lavoro, queste sono le nostre controparti, quello che dicevo prima. Io difendo una parte, giustamente il presidente difende l'altra, trovare le regole del gioco. Però sulla stampa, no, anzi, la stampa, apparteniamo tutti allo stesso mondo. Non è che... A volte io lo dico per esperienza personale, il procuratore aiuta il giornalista a conoscere meglio quel giocatore, certo. Che magari lo giudica in maniera superficiale perché non conosce bene le caratteristiche, non conosce bene il suo passaggio, le competenze, certo. No, ma io me lo ritrovo adesso per esempio in Francia, a Parigi, dove mi sono ritrovato una cultura calcistica un po' degli anni 90, cioè il calcio era un po' più arretrato sotto certi aspetti, non a livello tecnico parlo, però perché hanno vinto ultimamente abbastanza, però diciamo a livello socioculturale e organizzativo sono un po' più indietro rispetto a noi. E soprattutto a livello di stampa mi sono ritrovato a Parigi, una città insomma, che ha in questo momento la squadra migliore del mondo a livello economico, insomma Manchester City, un ambiente mediatico veramente anni 80, cioè anni 80 quando Guido all'inizio era, io mi ricordo con papà, cioè quell'ambito, e quindi capisci che piano piano si creano, c'era quasi un timore, il procuratore là non parla, e io parlavo, io chiacchieravo, ma non dando notizie sul contratto, cioè facendo relazioni pubbliche per difendere il mio assistito, è chiaro che soprattutto essendo poi straniero, quindi sai, uno straniero va difeso perché diceva dove sono arrivato? Quindi creare relazioni pubbliche mi sembra una cosa più normale. Ed ero il primo procuratore a fare questo. Perché là mi raccontavano che i procuratori francesi vedevano parlare col giornalista come peccato mortale. Basta rompere le notizie oppure interagire, ma perché no? Chiaro. Si creano poi queste, a difesa del tuo cliente, si creano poi delle sinergie positive. E se costano di più la società, il problema è la società, utilizzerà altre sue sinergie. Però come lo fanno? Come diceva giustamente prima Gianichetta, cioè lo fanno. Le squadre utilizzano pure a volte l'aspetto mediatico per in più perché loro hanno, no? Però questo mi sembra il gioco delle parti, cioè non vedo una grande problematica sotto questo punto di vista. Allora, siamo quasi alla conclusione. Innanzitutto vorrei ringraziare l'avvocato Baldacci, il dottor Di Modugno per aver organizzato questo corso, il calciomercato prontuario per l'avvocato procuratore sportivo. Lascerei la parola all'avvocato Baldacci per le conclusioni oppure per aprire un dibattito con i presenti se vogliono fare delle domande. Grazie, sì. Allora, le conclusioni mi sembrano estremamente interessanti, cioè alla fine intanto abbiamo messo d'accordo che non vi lo dito, che non è poco, insomma. In secondo luogo. È vero, è vero. Vabbè, diciamo che ognuno per avere come vuole. In ogni caso è un mondo complesso. Ci sono molte dinamiche che hanno cambiato anche il mondo del calcio nel corso degli anni, insomma, da quello che ci è stato raccontato, che sono modifiche che hanno seguito un po' la società, modifiche che sono originate probabilmente da una serie di interessi che sono subentrati nei rapporti anche tra calciatori e procuratori e società e necessità varie. Però si può anche prendere tutto questo in modo positivo dicendo che alla fine può essere un nuovo inizio, possono esserci da questo regolamento che è uscito e dalle modifiche sia nell'ultima finanziaria e sia quelle che potrebbero essere scritte a breve riempiendo di contenuti quelle formule di cui parlava il professor Gambino, generiche, quindi con nuovi regolamenti e con un nuovo stimolo. Si può cercare di riportare il calcio a quella sua funzione primaria, che è quella di alla fine emozionare, creare emozione, la funzione sociale del calcio più che la funzione economica. È ovvio che poi alla fine dei giochi le società si reggono sui soldi, perché poi servono, non è che non servono, però il tifoso e tutti coloro che seguono il calcio lo fanno prima di tutto per passione. Quella stessa passione che porta il procuratore sportivo a seguire tutte le domeniche mattina alle 7 sotto la pioggia
le partite e quella passione che porta i calciatori a faticare tutti i santi giorni sui campi di calcio, eccetera eccetera. A questo punto io, se ci sono domande dalla platea e per ovviamente i relatori presenti, abbiamo ancora qualche minuto per darne spazio, altrimenti vi saluto. Andiamo alla partita, giusto? Ciao. Okay. Allora, a questo punto grazie a tutti, chiudiamo i lavori, speriamo che si possa poi fare un nuovo incontro, magari una serie di incontri specifici sui singoli argomenti, e forza Roma, lo posso dire.